Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato alle vostre collezioni. Collezioni di orologi, non di noccioline, che poi per qualcuno è la stessa cosa, ragazzi, per qualcuno è la stessa cosa, lo sapete a chi mi riferisco, alla nostra amica Scimetta. Oh, gli orologi noi li guardiamo, li studiamo, li apprezziamo, no? E collezioni secondo me è il termine giusto, perché anche oggi per l'ennesima volta lì guardavo, contavo 30 orologi, 31, 32, 33, alcuni rimangono un po' indietro nell'essere indossati e la domanda ti viene spontanea, ma scusa, ma allora perché cosa li tengo a fare? No, li colleziono, lo voglio avere, lo voglio avere, cioè sono già a vedere il prossimo orologio, diventano 33, 34. Non lo prendo, no, lo voglio, voglio che è prossimo, lo voglio, lo vuoi, lo vuoi, lo voglio. E poi dopo il momento di indossare si troverà per tutti, si farà un sacrificio un po' per uno, in cima al polso, e li voglio. Al momento non mi interessa nemmeno venderne della mia collezione, sto bene così, cioè. Ragazzi, funziona così, si desidera anche il possesso, averli lì, averli a disposizione e dire oggi cosa voglio indossare e ce li ho a disposizione, ok? Quindi voglio indossare questo, invece non ce li hai perché dici non li indosso, non ce l'ho, cosa voglio indossare oggi? E poi magari volevi poi indossare quello che non c'è più, e allora tanto vale tenerli, no? Finché non si è sotto i ponti che si ha bisogno di denaro, allora a quel punto lì poi si venderanno. Allora, a proposito di vendere, uno degli invendibili che mi hanno anche offerto un sacco di soldi per questo orologio qua è l'Omega Deville con il Power Reserve, con la riserva di carica, la vedete lì nel secondo quadrantino, piccoli secondi e riserva di carica, che è molto utile. La sua peculiarità, qual è la sua peculiarità? È il bracciale armadillo, armadillo, senti come viene bene in francese. Che luccica da morire, voi direte, troppo vistoso. E a me mi piace proprio così, che luccica, che è fatto tutto a mattoncini. Poi, oh, i gusti sono gusti, ma sto qua con un cinturino non sarebbe lo stesso orologio, secondo me. Anzi, sai che non ci ho mai provato a metterlo, secondo me è un sacrilegio. Solamente provare a smontarlo, la scimmietta comincia a darmi colpi, sta, ta, 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 uno dietro l'altro qua, perché dice, non devi smontare quelli, guarda come luccica. Mi ci specchio, ci si specchia lei, hai capito? È tutto lì. Ora passiamo al primo video, sennò qua si va. Altro che i gattini su Instagram, si va a oltranza. Fuoco! Ciao Davide, sono Ciao! Alessio da Milano, ho 46 Alessio! anni e questa è la mia collezione. Partiamo dal primo Bravo! pezzo, un Seiko Certo! Presage, è stato Paesage! l'ultimo acquisto che ho fatto, anzi è stato un regalo, perché è Beh, stato un regalo fatto dalla mia fidanzata nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto a Tokyo. È un orologio di calibro 40 con non il è calibro 40. movimento 23, no scusa, 4R57. Passando poi a Calibro un primo 40. pezzo che è un vintage, è un orologio che mi è sempre stato regalato dalla mia Che ragazza, dalla mia fidanzata, bello! è un Longines anni 50 in oro rosa, con la diametro cassa di 36, calibro 23Z. Poi passiamo 23Z. a orologi un po' Che più, diciamo, attuali. Partiamo bello. No, ma quello là lo voglio io. da questo Longines Big Eye, Big Eye, un ci orologio piace. cronografo. Con diametro cassa 41, calibro, il famoso calibro di Longines L888. È un No. orologio per me iconico. Gli ho cambiato il cinturino, gli ho messo questo qua perché quello. L'888 è quello solo tempo. Sto qua non lo so com'è, però non serviva che ti azzardavi a lanciarti nel dire il calibro, perché nemmeno io me lo ricordo la sigla, no? Sembra che è quello con la ruota a colonne, questo. Sicuramente è derivato dal 7750, ma con la modifica della ruota a colonne, che tanti dicono che non serve a niente, però tanto è modificato. Simpatico orologio. Mi piace più quello. Esteticamente mi piace più quello blu in titanio. Poi il titanio dovrei vedere se riesco a sopportare quel peso al polso, no? Però quello blu con il quadrante di titanio è più bello, Diciamo di base sul marrone non mi fa impazzire. Poi passiamo a un altro eh. Longines, Longin. questo Oh, Legend Diver, Legendary. orologio che Oh, avevi anche tu, questo qua diametro cassa 42 con datario nero con suo cinturino Longines, ovviamente anche questo l'ho cambiato perché nasceva con un cinturino diverso. Altro orologio di Longines che Longin. sempre tu hai, Skin Diver.
che secondo me è stupendo, se non è anche iconico. È un Longines, come skin diver, Skidai. diametro cassa 42, 42. se non Bravo. erro. Sì, 42. E calibro sempre L888, è un orologio per me stupendo perché non lo so, mi ricorda veramente i tempi che furono. Lo trovo bellissimo. Bello, simpatico. Poi passiamo al reparto un po' più diver con due squale che ho che sono similari se non che cambiano in cinturino colore. Sono Erano diver anche quegli altri, eh? super squale. Uno lo Stingray e l'altro il Brown, uno con Due. cinturino a chicchi di riso e l'altro con cinturino e pelle. Guardate un po' gli appassionati qua come vanno a finire, come si riducono male. Qua c'è la scimmietta che con la vista doppia, eh? Voleva due, uno si compra due orologi praticamente identici, cambia il colore del quadrante, il bracciale e il cinturino, che non è che può smontare il bracciale e poi mettere il cinturino, no, ci vuole un orologio con cinturino e uno con bracciale, uguali praticamente. Allora, di questi due, quale apprezzo di più? Quello con il quadrante beige, caffè, dai, caffè latte, diciamo che quello lì, nocciola, è leggermente più, mi piace di più rispetto a quello tutto grigio, ice, belli però, proprio belli sti squali, bravo. Sono orologi secondo me molto belli, diametro cassa 38, hanno calibro sellita V220. 220 220 Poi altro squale che secondo me è il più bello di quelli che posseggo è il GMT un altro 39. squalo Questo qua sempre ha un calico, ha un, come si chiama? Un calibro sellita. Lo trovo veramente un orologio molto bello, fatto veramente bene. Questa corona mi piace tantissimo, che salta fuori. salta E, fuori, eh. è un orologio che secondo me ricorda veramente i diver di un tempo. Certo, c'è un po' dei Poi problemi con i passiamo all'altro calibri, te, eh? squale. Questo qua è un L'altro! 1521 Classic Blasted. È un orologio che uso quasi tutti i giorni perché lo trovo veramente un orologio polivalente. Quanti squali ha? È quello della prima edizione, quindi con la scritta squale. E niente, non c'è tanto da dire. Lo trovo un orologio bello, ma nulla di speciale. Poi Bene. passiamo a un altro vintage, anzi, passiamo a tre vintage. Partiamo da questo Omega Seamaster, Ah. un orologio che ho appena preso anche questo. L'abbiamo comprato qua a Cracovia perché adesso mi trovo Cracovia. in Polonia. È un orologio secondo me stupendo con questo Con questo? Oh, fondo, fondo. diciamo, come si chiama? Fiorito. Fiorito. Oh, cavolo. Lo trovo un orologio veramente di grande classe C'hai pezzi dentro? e monta un No, non ti calibro lanciare. manuale Manuale. che Basta. dovrebbe Shh, essere basta, basta. 1267 manuale. Non lo so, però Poi passiamo a sei a rischio. due A due? Omega Speedmaster Reduced, Oh, due. questo e questo Ma qua, pigli oro doppioni. acciaio, uno cinturino in pelle, Ah, l'altro certo. cinturino Se no. oro acciaio. Mi piacciono molto perché mi danno proprio l'idea del vintage, ma il vintage anni 80-90, un po' alla Wolf of Wall Street, non so come fartelo, non Wolf of Wall. so come dirtelo. Li trovo veramente, veramente affascinanti come orologi, nonostante so che tu non apprezzi il loro calibro, però li trovo veramente due orologi. Alla fine mi importa sega, come si dice in francese, cioè se l'orologio ti piace, non è che non apprezzo il loro calibro, c'ha dei limiti, no? Nel senso di quando vai a fare la revisione, no? È laborioso, sono due moduli, a volte può succedere che per risparmiare tempo ti revisionano solo la parte, quella più esterna, cioè quella solo tempo, e la parte cronografica non la toccano nemmeno. Ma io volevo comprare l'Omega Dynamic che ha lo stesso calibro, e quindi non è che ci sputo sopra o mi tiro indietro. Se è il caso lo compro senza problemi. Stiamo parlando del calibro cronografico formato da due moduli, ossia una base solo tempo sotto e una base cronografica sopra il quadrante, che vengono accoppiate, quindi si chiama panino per quel motivo lì. E non è un calibro che nasce cronografico integrato, tutto lì. Ma va bene, va benissimo, eh. Affascinanti e mi sono piaciuti talmente tanto che poi ho comprato un Ma terzo che è no, questo qua,
Ma quanti. sempre Speedmaster Reduced. Reduced, sempre Reduced. stesso calibro, ma questo qua viene chiamato l'Albino per Sì. via del suo quadrante molto speciale. È un orologio che secondo me ha delle qualità, nonostante sottovalutate, secondo me di pregio, perché è un orologio secondo me che in alcuni frangenti è molto più bello dello Speedmaster Calma, Moonwatch. A calma, proposito di calma. Speedmaster Ah, Moonwatch, tiriamone fuori due o tre, vai. A eccolo qua, uno questo solo. nella versione Apollo 11, Top. è un orologio che non ti devo dire neanche tanto, perché sai benissimo, mi fa impazzire la scritta che c'è dietro, The Eagle is Landed, quella secondo me fa la differenza. Poi, Sì. Altri due, altro orologio vai. che so che ti piace, Cosa sarà? Omega sempre, Brodarov. Questa è una versione un po' grandina perché è una versione da Ma mi piace 40-44, questo. calibro Top, coassiale, comunque. mi piace tantissimo purché ha veramente un quadrante che alla luce è fantastico. Bello, dai. Diciamo che per essere un Brodarov è un po' fuori dai canoni normali, sia per la grandezza sia per gli indici, che come vedi sono numeri In arabi. rilievo. Lo trovo veramente un gran bell'orologio. Sì, non fa per me, ma è bello, dai. Altro orologio che conosci bene, questo Frederic Constant, Che calibro di bello, top, manifattura, top. Crono Flyback. Yes. Questo è un orologio che uso tantissimo, infatti, come vedi, è abbastanza consumato. È un orologio credo che tu hai anche recensito, Sì. lo trovo veramente molto 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 elegante. Molto, molto, Poi passiamo, diciamo, ai pezzi forti, fra eh. virgolette. Questo qua è un Uno Zenith. Il Zenith. primo Stratos, pole to pole. Però c'è la capacità di andare a scegliere, oh, te ne do atto, può essere anche un merito, per me è un demerito, andare a scegliere, cioè, le versioni arrabattate, fatte a carate degli orologi iconici, no? Lo Speedmaster lì, Brodero, mi ha messo quello veramente che spara, lo Zenith del Primero mi metti questo qua, che veramente. Cioè, prendo un coccolone, uno, lo Zenith del Primero, cronografo, con le sue forme gentili, iconiche, no? Abituati a vedere, confortevoli. E poi mi metti questo qua che mi spara. Zenith lo fa, per ogni modello fa di quelle versioni che sono veramente futuristiche, che poi però dopo, secondo me, nel futuro rimangono lì. Dopo te le ritrovi a 1000 euro in vendita su Crono 24. Chi lo vuole? Non lo vuole nessuno, no? Fatto in Alcron Titanio PVD, so che non sei un amante del PVD, ma questo qua secondo me è un orologio proprio da uomini. Da uomini. Diametro casso 45, calibro 500, sempre Calabro. di manifattura. Manifattura. Ma c'hai problemi te? Oh. Oh. Pronto. Guarda la corona come È la ghiera. È luccica. la ghiera, non è la corona. Poi altro orologio Breitling. Crono Uppu. Cockpit, oro Toppelo. acciaio, Mamma mia. questo qua l'ho trovato in condizioni fantastiche con tutti i suoi cavalieri, Ehi, in condizioni a dire poco spettacolari ed è un orologio che veramente mi ricorda tanto gli anni 80-90, però lo trovo molto bello, unito al suo bracciale in caoutchouc, è particolare. sì, promossissimo, te begli orologi, Ultimo, ma per non ultimo, ma per non ultimo. Rolex, Top. oracciaio, Submariner, Submarina. diametro cassa 50, 50. calibro Rolex 3135, 50. diciamo uno degli orologi più iconici degli anni 80 e degli anni 90, direi. E 2000, no? basta, questa è la mia collezione. Detto niente. Grazie per l'attenzione, Prego. continua così. Certo. Mi fai veramente pisciare da ridere quando prendi per il culo la gente, ti giuro, mi fai morire da ridere. Grazie, ciao. Ma anche te, cioè te o sei dislessico o c'è dei problemi, perché insomma di calibri non ne hai azzeccata una, poi mi fai vedere, sbagli i nomi, metti, vabbè, d'altronde eri un po' emozionato perché c'è una bella collezione, 9, 9, ti do 9, perché sono veramente, cioè quando guardavo la tua collezione, la tua presentazione, dicevo, sto qua è malato, e nel senso buono, malato nel senso di appassionato veramente, perché per comprarsi tutta una marea di squali, due squali uguali, 3 Omega Reduced, Speedmaster Reduced, no?
con quei tre soldi di quei tre orologi lì, magari ci pigliavi il classico orologione che tutti poi sfoggiano al bar per farsi vedere, no? E te li hai spesi quei soldi lì per prendere tre Speedmaster Reduced. Cioè, veramente appassionato, non so come dire, no? Poi, anche se poi magari sbagli dei termini, i calibri non li azzecchi, insomma, ma che cosa ce ne frega? Veramente be tutti belli orologi e non saprei nemmeno, cioè è stato anche lunghino il video, quindi mi sono dimenticato anche, i primi me li sono anche dimenticati, beh, il Longines c'è una marea, cioè lo Skin Diver, il Legend Diver, belli, tutti belli, bravo, 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 mi è piaciuta tanto la tua collezione. Vai avanti così, insomma, non comprare più doppioni, però vabbè, prossimo video. Ciao Davide, sono Ciao. Sergio da Bari. Volevo Bari. innanzitutto farti i complimenti per il Chiaro, canale che io trovo molto obbligatorio. interessante e vedo molto spesso. Spesso. Ok, partiamo subito e cercherò di essere il più conciso possibile. Conciso. Partiamo con questo Longines Oh, Cassa in oro, un bello. regalo di mio padre 30L. e penso che sia del 66, insomma, comunque metà o fine degli anni Sì, 60, perfettamente 30L. funzionante, anzi, in realtà lo dovrei revisionare, anche perché mi sa che dall'epoca non è mai stato toccato. Che bellino, un Purtroppo po' come il non mio. ha, il cinturino non è originale e la Vabbè. fibbia purtroppo neanche. E ce ne faremo una ragione. Però comunque è molto bello. Passiamo subito a questo Eberhard, in realtà questo cronografo, Strano. e credo che Bello. sia oro e anche la corona. Molto bello, scheletrato. L'aspetto sembrerebbe. Ah, no, scheletrato. Di mia moglie, ma diciamo spesso lo metto anche io, anche se Bello. io preferisco, diciamo, gli orologi un po' più grandi. Cinturino originale, Che bel calibro. molto bello. Promossissimo, promossissimo, promossissimo. Andiamo su questo Zenith, sempre diciamo d'epoca, molto bello, anche se funzionante, è stato revisionato da poco. Molto bello, Molto bello, funzionante. anche te, Molto carino, molto, molto però lo carino. metto molto poco perché, Molto come ti poco. dicevo, non amo gli orologi. Ma non si riesce a utilizzare differenti termini, no? Molto, molto bello, molto carino, molto poco. Inventatevene altri. Alquanto carino, alquanto bello, piuttosto bello. Cioè, la lingua italiana è piena di termini, e imerese, è sempre molto bello. Diciamo piccoli. Dopodiché, classico intramontabile Anche Omega Speedmaster te. Reduced Gonfiamelo. del 2009. Anche questo è stato revisionato il mese scorso, tra l'altro, insomma, mi è costato anche un po' di soldini, però ovviamente funziona. E secondo me ti è costato un po' di soldini perché si è fatto pagare per il lavoro, come dicevo prima, il fatto che è modulare, sono due moduli che è un po' triboloso da sistemare e si è fatto pagare, secondo me per quello. Poi nessuno è mai lì a vedere l'orologiaio, ma come per qualsiasi altra situazione, il meccanico della macchina, a vedere cosa fa, se fa le cose fatte bene, se fa tutto quello che dice, questo non lo sapremo mai. Però si è fatto pagare, giustamente, visto? Perfettamente, e anche questo lo metto spesso. Insomma, è un orologio classicissimo e Classicissimo. molto, molto Molto, bello. molto bello. Poi passiamo a questo Perseo. Perseo 3 stelle, credo che sia Movimento Seagull. Questo l'ho comprato 4-5 anni fa. Penso che sia un 42. Vabbè, ovviamente d'acciaio, molto carino, Molto serigrafato. carino. Anche questo metto abbastanza spesso. So che a te non piace, però a me piace tantissimo Cos'è? ed è questo Venezianico riserva di carica. Questo Mamma credo che mia. sia un 42 d'acciaio. Ehi. Guarda, fatto molto bene, Molto fatto bene. molto bene, calibro Seiko. Però ti dico, mi dà insomma molte soddisfazioni, anche Soddisfazione. perché è abbastanza corposo, quindi come ti dicevo, io amo gli orologi, insomma, abbastanza. Sì, ma io veneziano non è che dico che fa gli orologi fatti male, non mi piace il tipo di marketing che fa, non mi piacciono le persone che ci sono dietro, l'ho detto mille volte, gli orologi saranno anche fatti bene, come si fa a fare gli orologi fatti male? Gliele farà uno di quelle aziende che fanno gli orologi anche per altri, no? Non mi piace il marketing, ad esempio ultimamente su Instagram compariva orologio dell'anno, veneziano, e ti rimani così orologio dell'anno, poi vai a leggere bene
dov'era, aveva ha vinto nella classifica quella dedicata agli orologi rapporto qualità-prezzo, capito? Quindi l'orologio dell'anno nella categoria rapporto qualità-prezzo su una rivista. Quindi non è che devi subito andare a vedere, devi cercare di capire cosa vogliono dire loro, capito? Grossi. Dopodiché c'è questo Jaeger LeCoultre Reverso, anche Bello, questo top. di mia moglie, però metto anche io. Molto molto bello, anche questo dovrei revisionarlo perché c'ha una decina d'anni e andrebbe revisionato anche lui. Poi Bello, bello, questo Invicta, bello. questo Diver Vabbè. Invicta. Qua ci È facciamo. indistruttibile, anche se so Certo. che lo scheletrato non ti piace Non molto, è so che per me è scheletrato. H35, però Non è diciamo scheletrato. fa il suo, questo l'ho portato al mare, Penso. insomma proprio da battaglia, proprio da un carro armato, sulla Bravo. sabbia, l'ho portato ovunque. Ovunque. Vabbè, è un po' i segni dell'utilizzo, però Bene. mi trovo benissimo e ti E? ripeto, insomma, è un calibro che fa il suo, è un, come si dice, è un macina chilometri. Poi questo Lanco che ho trovato su eBay qualche anno fa, che funziona perfettamente, un oversize, molto bellino, tanto pagato il giusto, perfettamente funzionante. Eh sì. E questo, sempre questo, diciamo d'epoca, questo cronografo, immagino che sia un Very watch. Amberon, un Very Watch, anche Ganzo. questo molto molto carino, che metto spesso, soprattutto d'inverno. E poi ho anche questo Perseo, ne ho diversi, Altro anche per questo è sé. sempre un Perseo, questo è un ETA scheletrato, credo che sia un 24-28, un ETA 24-28 se non mi sbaglio. Anche questo insomma 28-24, abbastanza. cioè, avete un po' tutti dei problemi a dire i nomi dei calibri. Vabbè, comunque, come vedevo anche prima, il Perseo di prima, come questo Perseo qua, sai cosa mi danno l'idea? Mi danno l'idea di casse preconfezionate, cioè casse già viste e riviste che montano anche, utilizzano anche altri da catalogo, prese e messe lì. Non mi dà l'idea di qualcosa di costruito veramente, no? Ad hoc, studiato, un po' di ricerca, mi dà questa idea. Poi. Grosso, penso sia un 42. Molto molto bello, Molto, cinturino molto bello. originale e ovviamente anche fibbietta originale con le 3 stelle. E un altro Perseo, anche questo penso che sia degli anni 70, Oh, questo è vedi, sto Perseo qua 3 c'è più. stelle Railking. Questo però non è, diciamo, è un orologio che si acquistava negli spacci, diciamo, non ha il La matricola dei Ho capito. ferrovieri che all'epoca, Sì. insomma, veniva data in dotazione alle ferrovie una quarantina, ma forse anche una cinquantina di anni fa. E Anche prima. poi termino con questo, sempre diciamo vintage, con questo Titanus. No, scusami, non si legge bene, ma insomma, anche questo è un po' Spostale, vecchietto. no? Avrebbe bisogno di una regolata perché. Diciamo che ogni tanto Vabbè. fa un po' le bizze. Non si sa. Va bene, penso di. Eccolo qua. Falco, scusami, Falco, eccolo qua. Falco. E vabbè, sì, Montreux movimento Suisse. svizzero, però insomma, ha bisogno di una revisionata Bello perché però. insomma ha un po' gli anni. Spero di essere stato velocissimo Ma sì, e dai. ti rinnovo ancora una volta i miei complimenti. Complimenti a Ciao. te. Ciao. Collezione improntata più che altro su tutti i vinteggioni, perché di moderni, ma. Là c'è il Reduce del più moderno, mi sembra, perché poi ho i Perseo, che lasciano un po' il tempo. Io ti do un 6 e mezzo, un 6 e mezzo. Anzi, ti do 7 perché c'era anche il Jaeger LeCoultre Reverso. Allora sì, ti do un 7. Ti do un 7 perché quello lì ha alzato un po' la media, perché sennò il resto. Tutti belli orologi. Sicuramente sei un appassionato, sicuramente si vede che ci spendi del tempo e del denaro, chiaramente, intorno agli orologi, a studiare, a cercare di capire, anche se te poi mi perdi su un numerino invertito. L'emozione della diretta, come si direbbe. Comunque dai, 6,5 ti ho dato, 6, no, 7, perché c'era il Gigetto LeCoultre. Allora 7, 7, 7 e porta a casa, dai che va bene. Ciao Davide, sono Nicolò Ciao, della provincia di Pistoia Niccolo. e ti faccio vedere la mia raccolta di orologi. Mi Come tutti. sono appassionato da un paio d'anni, 3 anni agli Ah, orologi agli orologi. e
nulla, ho raccolto un po' gli orologi dei parenti e Dei. poi ti farò Oh. vedere anche quelli che ho acquistato io. Bravo. Allora, questo è il primo, è un Anycar, Anycar. apparteneva al mio bisnonno, l'ho un po' ripulito, è molto carino, è placcato oro Eh sì. e penso sia anni 60-70, Sì. immagino 60. Sì, siamo lì. È a carica manuale e è molto carino. È molto carino. Poi un orologio della mia nonna, Ah, nonna. questo penso sia anni 90, un Casio, tutti trovati diciamo in casa dei nonni. Sto qua lo fanno anche ora così, eh. E Anni 90 poi ho non lo so. trovato due orologi appartenuti a mio nonno. Uno è un Eh sì. Perseo Lunastar, l'ho Perseo. messo in sesto, l'ho fatto sistemare, ma Bello. comunque non è che abbia fatto un gran lavoro l'orologiaio perché insomma perde parecchi minuti al giorno e comunque molto molto carino. E poi questo Seiko, sempre appartenuto a mio nonno paterno, belli secondo me. Sì, sono molto carini. E poi questo appartenuto a mio nonno Ma tutti i parenti, materno tutti i anni nonni. 2000. Tuo ce l'hai uno. Questo era di mia madre La negli anni mamma, la mamma, 80, è un la mamma. Philip Watch Dei Just. Caribbean, che sembra un Datejust, comunque secondo me è abbastanza carino. Abbastanza, abbastanza. Perché ripeti le E poi parole? questo, che è un Longines appartenuto a mio padre, sempre anni Giralo. 80, 70-80. Questo è molto bello, è Molto placcato in bello. oro, automatico, Automatico. un vero Bello. DRS Watch. È storto. Ha un diametro penso di 35, direi. È È storto. sottilissimo, è proprio mi piace molto. Devo portarlo a sistemare. Non riesco a capire se è storto o meno. Scusate, ma lo riprendiamo da qua. No, è dritto, dai, è dritto. Boh. Il 6 sotto al 12, ma cosa ne so io, boh. È sottilissimo, è proprio mi piace molto. Devo portarlo a Molto. sistemare perché di Sistemare, va bene. movimento non va granché. Non va granché. Vediamo poi agli orologi che io adesso porto. Questo è un Breitling, Breitling. sempre appartenuto a mio babbo. Ah, babbo, e tu hai L'ho niente, fatto sistemare, gli ho cambiato il vetro, l'ho fatto lucidare, me l'hanno lucidato benissimo. Sono andato da un orologiaio, un laboratorio autorizzato. Molto bello, insomma. molto bello. Un I quarzo. termini che sapete usare sono quelli lì, molto bello. Ha perso un po' di potenza il LED. Potenza. Comunque a me piace. È elettronico, l'orologio elettronico è così, ti infingarda. Questo, che è l'ultimo che ti faccio vedere, appartenuto a mio padre, è un Cosmonaut Breitling. Non far caso al cinturino, penso che ci metterò un cinturino in pelle nera, insomma, gli Abbiamo un darò un po' toppino a più questo. di valore. Secondo me questo orologio è bellissimo, anche questo l'ho fatto lucidare, risistemare, era messo veramente malissimo e bello. Poi insomma la storia è quella del primo orologio da polso di un astronauta in orbita intorno alla Terra, infatti ha un 24 ore come puoi vedere. Boh. L'astronauta si chiamava Scott Carpenter Carpenter. e fu lui che fece mettere le 24 ore sul Navitimer classico del Breitling. Molto molto bello. Bravo. Poi veniamo agli orologi che ho acquistato io. Io inconsapevolmente il primo orologio che ho acquistato è quello che voi tutti della community definite l'entry level per Ma non è vero. eccellenza, che è l'Hamilton automatico da 38 mm, È bello, entry-level, sì. e insomma è bello. Non lo venderei, lo tengo perché è comunque un orologio molto pratico e anche bello. Poi a me piace in generale l'orologio con tutti i numeri arabi a vista. An Ho anche a me in genere, questo gusto. eh. Anche a me in genere, sì. Eccolo Poi ho questo sempre di Hamilton, lì, che Mechanical so che Pilot. si dice che ha un prezzo un po' troppo alto rispetto al suo valore intrinseco. E tutti gli Secondo me è molto orologi. bello, è una Molto bello, riedizione bravo. di un famoso sempre orologio militare, sempre della Hamilton, inglese degli anni 70, e
E io l'ho acquistato ad un prezzo vantaggioso direttamente da Hamilton perché avevo un khaki field distrutto e mi hanno ritirato il khaki field e mi hanno fatto uno sconto sull'acquisto di un orologio nuovo e ho scelto di comprare questo. Bravo, quanto ti hanno fatto? No, così per sapere, no, non me lo Poi, dici. un altro orologio che a me dà molta soddisfazione è Molta questo, soddisfazione. è il Seiko Tartal. Tartolo. Secondo me è fatto veramente bene, poi a me piace avere al polso roba pesante e gli ho messo anche questo bracciale della strap cord che insomma è veramente abbastanza peso questo Bravo, orologio spaccalo. e nulla, a me piace tantissimo. Altro orologio pesante di Oh, quelli questo mi piace robusti, assai, eccolo qua. questo Hydro Conquest, una delle prime edizioni, penso la seconda edizione dell'Hydro Conquest, Sì. l'unica che ha tutti i numeri, come ti dicevo, è una mia passione per Che a me l'orologio, con tutti i piace. numeri arabi a vista. E bello, l'ho comprato usato, praticamente è come nuovo. L'ho mandato alla Longines, me l'hanno Addirittura. sistemato, ho dovuto patire un po' perché il servizio non è stato dei migliori. Come mai? Me l'avevano lucidato male, mi avevano mandato il bracciale, perché come vedi qui il bracciale è tutto satinato. Mentre il bracciale del nuovo Hydro Conquest è satinato solo dalle parti e lucido nel centro, e loro mi avevano mandato il bracciale del nuovo Hydro Conquest, e quindi ho dovuto un po' battagliare con Vuol loro dire per che ci sta. avere il bracciale giusto, però alla fine me l'hanno mandato giusto e anche insieme a qualche gadget per farsi perdonare. Comunque me l'hanno riportato veramente a nuovo ed è secondo me è molto bello questo orologio. Molto bello, eh? Non l'avevo ancora detto. Poi un classicone, È il Pro Series Master. Empro Master full lume, Certo, mi piace simpatico. l'idea del full lume, ho in Perlong. mente di collezionare orologi full lume, anche se non ho ancora cominciato e penso che non lo farò mai, però potrebbe essere un'idea. È l'idea, Tutti i modelli full lume La scimmia full lume, cioè. Scimmia full lume. della storia, vabbè, questo lo conosciamo tutti, insomma. Mi piace anche con questo cinturino Perlong. militare. Perlong. L'avevo messo anch'io. Sì, Poi ci ho sta. comprato questo, Cos'è? che è uno squale. Ah sì? Un super squale, Super squale. Cos'è? secondo me molto bello, uno skin Molto bello, sì, diver molto bello. molto classico. Molto, molto. Tutto molto. Allora, da dirti la verità, l'ho confrontato con il Vulcan, ora non mi ricordo il nome del modello, ma il Vulcan ha uno skin diver nel suo Sì, catalogo e forse Nautic. mi piacerebbe di più avere il Vulcan. Sto cercando di vendere questo squale ad un prezzo dignitoso, però No. trovo soltanto persone che mi offrono permute, insomma, niente di... Però questo è un orologio fatto veramente bene, con... credo abbia... no, ha il Sellita SV200, Certo. è molto robusto e poi d'estate è comodissimo, ci ho messo questo Tropic. cinturino di gomma Tropic. Tropic, tra l'altro l'ho comprato vintage ed è veramente morbidissimo, veramente un vero skin diver. Sinuoso, dai. E poi sotto con la scimmia che mi hai fatto venire Oh, che bello e avendo questo, super acquistato top. il nero, io ho voluto comprare il blu perché secondo me questo orologio è, ora non dico sì, forse è il più bello della mia collezione, e è il 39 mm a scappamento coassiale, è il primo, diciamo, acqua terra con lo scappamento coassiale. Com'è il mio? Questo lo trovo veramente bello perché è sportivo, è elegante, insomma, anche la linea rispetto agli acquaterra attuali che a me non convincono tantissimo, questa è molto più classica e secondo me. Ma ascolta, non convince tantissimo. In realtà gli acquaterra, quelli seconda e terza generazione, quelli che ci sono ora in vendita, terza, hanno più personalità rispetto a questo qua, che ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io. Questo qua è più un orologio che può somigliare a tanti altri. Vabbè, c'è questa sfera dei minuti brodarro a freccia. Va bene, lo si riconosce l'acquaterra, però è molto più anonimo questo rispetto a quelli di adesso. Hanno più personalità. Quindi dire che questo qua vecchio ha più personalità rispetto a quelli nuovi, secondo me no. È anche questione con gli occhi di chi guarda, no? Noi lo guardiamo questo qua come orologio dei primi anni 2000, rimane anche un po' affascinato da quello. Fra 20 anni guarderanno la seconda e la terza edizione e guarderanno con lo stesso fascino, con cui noi guardiamo questo. Detto questo, bello orologio. Blu non l'avevo ancora visto così, non l'ho mai visto blu. Solo tramite rendering, diciamo,
foto, ma così muoversi, sinuoso, blu, hai fatto un bel acquistino, eh? Un bel acquistino, dai. È eterno questo orologio qui. Infine, Più che altro è sottile, più il sottile. regalo che mi hanno fatto i miei genitori per i miei 40 anni, Bravo. Rolex Datejust Top. 41 Jubilee. Insomma, questo è un classico, anche questo. Bello, Anche per questo ho nero scelto il blu bello. Hai fatto bene, bravo. dell'Omega, Hai fatto bene. perché avevo già il nero del Rolex. Perfetto, ho capito, perfetto. E infine ti faccio vedere l'orologio della mia compagna, Ah, che anche questo è molto bello ed è un IWC Da Vinci. Secondo me è carino. veramente bello Bello, perché bello no, ha una carino, dai, fattura simpatico. pregevole. Pregevole, sì. Sarebbe anche da uomo, da quello che ho capito. Io non lo Ma io porterei mai, però sì, cioè. il bracciale è bellissimo, a chicchi di riso, e gli indici sbrilluccicano tantissimo. Non so se si vede dal video, comunque è veramente fatto bene. Eh certo. Niente, spero ti sia piaciuta la mia Ma collezione. sì. Ti saluto, saluto te e tutti i ragazzi della community. Ciao. Spero mi sia piaciuta la tua collezione. Metà non è tua, è dei nonni, dei babbi, della moglie. Metà va tutta via così. Va tutta, è tutta degli altri familiari. Poi ti c'è l'altra metà. E che è valida. Sette e mezzo, ti do sette e mezzo. L'ultimo IWC lì, cioè, non mi fa impazzire, nel senso che non ci rendrei a spendere dei soldi. Però se ce l'avessi, lo indosserei tranquillamente, anche se dici che è da donna, che io lo indosserei tranquillamente. Sono proprio questi contrasti che, ora, a meno che uno non è proprio un orologio veramente smaccatamento, fatto a cuore rosa e con dentro Lady Oscar, allora no, non me lo metto. Però così è proprio il contrasto tra orologio magari gentile, docile, elegante, femminile anche un pochino, e persona no, tatuata magari rude. È il contrasto che ci sta. Gli ultimi due pezzi, poi quelli che mi hai messo lì davanti, lì, Omega Acquaterra e simpaticissimo Rolex Datejust, sono due bei topponi, due bei topponi. Ho capito perché l'hai preso blu. Io l'Acquaterra invece l'avevo preso nero perché avevo il Datejust blu, che poi ho venduto e ho preso quello acciaio oro con quadrante nero. E secondo me con quadrante nero e Datejust mi piacciono di più. Oh, ragazzi, è così. Ecco, quello blu un po' meno, diciamo blu con la ghiera, con la lunetta liscia, quindi non è che risalta tanto il blu. Secondo me blu con la lunetta zigrinata è tanta roba, eh. Piace più zigrinata, dai, questo è un dato di fatto. Il Datejust con la lunetta zigrinata mi piace molto di più rispetto a quello con la lunetta liscia, che io avevo preso un po' così. Cioè, le esperienze si devono fare. Dai, 7,5 te l'ho dato, no? 7,5, sì. Non... Se i voti me li fate dare due volte, distintamente, dopo 10 minuti magari il voto viene fuori diverso. Cioè, vado a caso, vado. Cioè, voi abboccate, ci credete, ma io vado a caso. Prossimo video. Ciao Davide, buongiorno, sono Ciao, Angelo di Genova per Genova. presentarti la seconda parte della mia collezione. Cercherò di Bravo. essere velocissimo. Vai. Allora, abbiamo qua subito un Frederico Stant High Life, High Life, Ore del Mondo. seguito da Tanta roba. il classico Batman Rolex, Bravo. Ce li hai, eh? poi Tudor Pelagos. Gonfiamelo. E poi Breitling Super Ocean 44. E che orologione c'è? Tutto a posto qua finora, eh? Grandissimo. Allora, poi facciamo un salto in Germania con questo strano ma bello orologio, secondo me, un Strano. Sinn Sì. U1 fatto con acciaio di U-Boot tedeschi con questo quadrante madreperla a Bello. contrasto. Bellissimo. Segue un Jungans. crono Jungas molto piacevole con questo fondello verde e il Bello. cinturino marron chiaro contrasto. E i contatori scavati. Poi Nomos Nomos. Glassutte, leggerissimi, molto piacevoli, minimali, molto piacevoli e leggeri da portare. Nomos e Jungans le presentate anche insieme perché sono due, diciamo, i due rappresentanti del Bauhaus, no? Dello stile Bauhaus, dello stile minimal tedeschi, entrambi tedeschi, differenti situazioni. Jungans ha una storia lunghissima, lavora con calibri di fornitura. Nomos, una storia più recente, e lavora con calibri di manifattura. Due realtà assolutamente promosse. Poi mi è venuto in mente così al volo che in Germania sempre
sullo stile Bauhaus c'è anche Zeppelin, che è un po' meno da tenere in considerazione, è un po' più economica, un po' più cheap anche a livello di costruttivo, no? Però i tedeschi si danno da fare, bravi. Un altro Nomus di Un altra altro. colorazione, Anche sempre te. la Sutte. Cambiamo i colori, pigliamo due orologi, tanto. Poi un orologio che ho comprato perché l'ho visto alto polso. Bello, Eccolo qua, Intramatic. Hamilton, il cronografo di Hamilton. Intramatic. Andiamo un attimo a fare un salto in Inghilterra, metà in Inghilterra e metà in Svizzera. Christopher Ward. Christopher Ward, azienda inglese con fabbrica in Svizzera, buon rapporto qualità-prezzo, questo ha la cassa in bronzo, come vedete, e viene venduto solo attraverso il loro sito. Sì. Suo fratello, questo qua è un GMT, bisogna dire che i prezzi sono molto molto competitivi e gli orologi piacevoli. Sono competitivi perché le aziende vendono tramite il loro sito, saltano tutti i passaggi che ci possono essere tra rappresentanti, negozianti e tutto. Si tengono, secondo me sono anche troppo alti per saltare tutta la filiera, nel senso che sì, trattengono sicuramente una bella fetta di danaretto, però gli orologi li fanno bene, sono bravi, c'è poco da dire. Passiamo A Maurice al Lacroix. Maurice Lacroix con 42, li Esiste conosciamo ancora? tutti. Poi abbiamo Bogomolsi, Bunnese Clifton Baumatic. calibro di manifattura questo. Entriamo negli anni 80-90 con Andiamo alla questi rovescia. orologi un po' particolari, Cos'è? elettromeccanici. Elettromeccanico. Jaeger No. LeCoultre Odysseus, Top. cronografo con una cassa meno di 36, purtroppo elettromeccanico. Suo fratello, che poi è stato fatto dopo completamente meccanico, vale circa 4 volte. Vabbè, il valore economico non è che mi interessa più di tanto, però ci avrà il suo perché anche questo, se è elettromeccanico, dentro ha un calibro un po', diciamo, misto. Sarei curioso, non ho mai studiato il calibro elettromeccanico di Jaeger LeCoultre, anzi lo so adesso che esiste, a dire la verità, ma sarei curioso di sapere come è fatto, come dicono a D-Max. Un altro elettromeccanico, purtroppo, Ma purtroppo, dai. un Hublot che abbiamo regalato mio papà per i suoi 60 anni, bello come design, ma con quel piccolo difetto. Ma scusa, ma quando te dici elettromeccanico intendi al quarzo? Cioè è un tuo modo per dire quello oppure sono veramente elettromeccanici? Perché mi sembra che stai abusando un po' del termine. Boh, non lo so. Invece, completamente automatico. Questo è il Blancpain. 1990, un Blancpain Vierer con Blancpain. una cassa da 34. Si dice Blancpain, non Blancpain. 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 Altro orologio del mio papà, questo bel Longines Full Gold, però totalmente al quarzo. Un orologio strano che mi sono regalato nel 1984 per la laurea. Corum Medicus, anche lui purtroppo al quarzo. Non è purtroppo, figurati un po' nel 1984 cosa ti volevi regalare. Nel 1984 il quarzo era all'apice del suo successo, hai comprato in quel momento la cosa migliore che potevi comprare. Cioè, era la tecnologia sulla bocca di tutti. Tutti volevano l'orologio al quarzo. Oh, mi raccomando, è ma il quarzo questo? Sì, è il quarzo, sì, qua. Ah, grazie. Quindi è inutile dire purtroppo, cioè non bisogna denigrare così tanto, eh. Breitling Bello, top. Chronomat, un orologio stupefacente per la precisione e la riserva di carica che ha, e mi è sempre piaciuto anche come aspetto. Direi di sì. Barocco, barocco. Poi uno dei miei tre Seiko, quello che porto di più, questo qua è quello che ho portato di più quest'estate, Seguo 5 molto Sports. bello. Entriamo in zona Ciofeca, Ah entriamo in no. zona Ciofeca. Allora, questo orologio è un tourbillon con un disegno molto barocco, si chiama Era o Ira,
L'azienda è americana, ma ritengo che, e controlla, credo, Edox, ma credo che li facciano fare a Hong Kong, Ma onestamente. sì. Il pregio è che funziona benissimo, Meno male, non ha eh? nessun problema ed è Meno molto male. È un preciso. miracolo, praticamente come fosse un miracolo, funziona I bene. prezzi naturalmente non sono molto elevati. No. Un altro tourbillon di ERA, anche questo, stesso discorso. No, non so cos'è, io gli do il ciofeca, ma dai. Questo invece è un finto tourbillon Finto tourbillon. di ERA, sempre, o ERA. Ma perché li compri? Entriamo nella ciofeccaggine pura Ah, beh, e peggio quelli lì, mi sa. purtroppo ogni collezionista deve avere qualche ciofeca. I Boderry, movimento Seiko NH35, cassa in titanio. Funzionano anche, non direi che sono magici niente. Ah no, infatti non. Cioè, verde, questo è blu. Poi Ma cosa te li prendi a fare? c'è un bel 3. argento. Poi ancora. Quattro Poi c'è la cassa in bronzo, tutti Boder. uguali naturalmente, Tutti cassa in uguali. bronzo, e poi uno straordinario cronografo color puffo con movimento Seagull, Cinque forse Boder. adesso, ecco, adesso è a fuoco. E con questo ho Meno terminato. male. Un caro Un caro saluto, ciao. saluto. Ciao, 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 ciao. Ora io non metto un dubbio, cioè tu sei anche te, come tutti gli altri, sei un vero appassionato, cioè uno che gli orologi, c'ha i pezzoni, c'ha gli orologi che poi si è portato avanti negli anni, li hai comprati nell'84, negli anni 90, cioè tanto di cappello è la mia massima stima, sono l'ultima persona che può giudicare uno come te che ha fatto la storia del collezionismo. Buttiamola lì così, nel senso, la storia della tua. Se tutti fossero come te saremmo tutti dei grandi, e invece non lo siamo, no? Però rimango un po' basito quando vedo che io, ma sarà, boh, compri quegli ERA con il tourbillon, il finto tourbillon, che sono praticamente dei giocattoli, o i Boderry, 5, no? Uno, te lo togli uno per vedere come è fatto, lo sfizio, poi lo vendi subito a 20 euro, lo rivendi subito, anche se sono fatti bene, no? 5, 5. Non avrai mai tempo di indossarli quei 5 Boderry lì. Cosa, solamente indossando uno di quelli lì e c'ho il Breitling Chronomat là e dico: cazzo, sto togliendo tempo a quell'orologio là per indossare questo. Gli sto veramente togliendo del tempo. Cioè, sto facendo la cosa giusta. No, indosso più che posso il Breitling, indosso più che posso uno di quelli bellissimi che hai. Comunque ti do un 8 globale. Poi volevo dire che Boderry non è che fa, che realizza omage, copie uno a uno di altri orologi, è più sgamata, come si suol dire. Poi se vai a vedere ce li hai delle copie uno a uno qua e là sparse, però quelli che propone, no, al pubblico occidentale che vanno, che comprate voi, sono quelli che meno fanno la copia uno a uno, semplicemente perché sono pezzi di uno, le lancette di quello, la ghiera di quell'altro, la cassa di quell'altro, fanno un bel polpettone e viene fuori qualcosa che. Eh no, non mi puoi dire che è uguale a qualcos'altro. No, non te lo posso dire perché sono tutti pezzi uguali messi insieme. Quindi c'avete anche una giustificazione logica a prendere quegli orologi lì perché non assomiglia a nessuno. Ho vinto io. Hai vinto te e goditeli. Beato te che ce li hai 5 Boderry. Ti invidio, non, ti invidio proprio. Li vorrei io tutti questi 5 Boderry. Va bene, ragazzi, dai, prima che mi inalbero. Come diceva l'arrampicatore sociale, io vi devo salutare. Devo andare a vedere i gattini su Instagram che mi aspettano e che fanno la mia felicità. Vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.